Benvenuti cari amici di mobileOS.it, quest'oggi andiamo a fare la recensione finale del Lumia 532, un prodotto con Windows Phone, Luma Demin e anche Dual SIM, prodotto che ha un display da 4 pollici, IPS 480x800 pixel per quanto riguarda la definizione, Snapdragon 200 quad core al suo interno e fotocamera posteriore da 5 megapixel senza flash LED, davanti invece fotocamera classica VGA. 1 giga di RAM, 8 giga di memoria interna, Wi-Fi, 3G e dual SIM, Bluetooth e GPS, batteria da 1560 mAh. Per il resto devo dire che il dispositivo è molto compatto, forse un po' troppo cicciottello, un po' troppo pesante, ma questo lo vedremo poi alla fine. Partiamo subito, vedete qui ho SIM 1 e SIM 2, in questo modo posso andare a fare le chiamate con la SIM 1 o con la SIM 2, stessa cosa posso fare con i messaggi, vedete, ora provo a fare il 160 e mi dice sto chiamando con Poste Mobile. Farò fare qui il numero del 160. Poi il call center di PosteMobile non è il massimo per quanto riguarda Benvenuto nel servizio clienti il PosteMobile volume. servizi basi. La chiamata è gratuita dall'Italia per il numero di PosteMobile di rete fissata Telecom Italia. Per tutte le altre chiamate da fisso mobile sarà applicata la tariffa prevista dal proprio operatore. Dicevo, non è molto gentile il call center di PosteMobile con gli speaker dei telefoni in quanto è un pochino basso, sicuramente in via voce funziona meglio, non è un audio così potente e direi che questo ce ne possiamo accorgere anche quando andiamo in musica, però devo dire che comunque è un audio di tutto rispetto fondamentalmente per uno smartphone da 100 euro. Dobbiamo poi sempre naturalmente rapportare come dire, il telefono, il prezzo di vendita alle varie, appunto, scusatemi, dicevo, appunto, dobbiamo sempre rapportare il costo del telefono, appunto, e le varie features. Bene, detto questo, ok, partita Cortana, dopo lo vediamo. Facciamo partire prima. Ok. Volume massimo. Vedete, l'audio non è bassissimo, non è il massimo, sicuramente non è una grandissima qualità, ma non è niente male. L'audio non si abbassa nemmeno tanto quando il telefono viene poggiato, vedete? Si abbassa un pochino, ma non tantissimo. Insomma, l'audio non è male su questo Lumia 532, sicuramente, ripeto, molto meglio rispetto a tanti altri competitors che hanno anche un prezzo superiore. Per quanto riguarda invece la tastiera, quindi la messaggistica, ma direi tastiera sempre fantastica sui Windows Phone, mi convince sempre, purtroppo ci sono tantissimi riflessi, quando c'è lo sfondo nero purtroppo questo è quello che accade, spero che riusciate a vedere al meglio quello che è digito. Ma devo dire che ci siamo. Ok, allora il problema non è sul touch, visto che comunque c'è un'ottima corrispondenza tra il tocco e quello che si va a scrivere. L'unico problema è che la tastiera è un po' piccolina, lo schermo è piccolo e quindi non sono abituato a scrivere su una tastiera così ridotta e questo mi provoca alla fine qualche errore di digitazione. Ma per il resto, devo dire, nessun problema. Anche per quanto riguarda le mail, ci andrei subito. Vabbè, questa le sta ancora cercando, andiamo su quelle di Gmail, tanto uno vale l'altro. Eccoci qua, per esempio prendiamo questa qua di Sky. Le mail funzionano benissimo, davvero nessun tipo di problema, perfetto il resize, perfetta la visione della mail. Ok, ora mi sta partendo, vabbè. Ok, dicevo tutto bene da questo punto di vista. Poi, vabbè, già che si era aperto Explorer, andiamo con Explorer, lasciamo perdere il Lumia, andiamo sul nostro sito mobileOS.it. Il tempo di caricarlo, ma devo dire che i tempi di caricamento sono molto buoni in genere con questo smartphone, nessun tipo di problema.
Devo dire che la fluidità del telefono non è male per essere un prodotto base di gamma, ma abituato alla fluidità di Ok, perfetto, ora siamo riusciti ad andare. Vedete, ogni tanto il telefono, e questo mi è sembrato alquanto strano per essere un Lumia, ma devo dire che all'inizio, comunque, quando si va ad aprire un sito, non subito è fluidissimo. In genere questo mi era, diciamo, era un problema più di altri siti che non di, appunto, del Lumia. In questo caso succede questo, ma direi che il problema alla fine non è così grave, però mi sono accorto in questo prodotto e in altri prodotti usciti ultimamente prodotti appunto da Microsoft che la fluidità è buona, ma non magari eccezionale come vedete, guardate quanto tempo ci sta mettendo a fare il rendering. Mentre prima Internet Explorer era sicuramente molto molto più fluido rispetto a questi prodotti che ho visto ultimamente, mi riferisco anche al 435. Detto questo, comunque, la navigazione web è ottima, non ci sono grosse problematiche, ripeto, sto facendo solo una, come dire, una differenziazione rispetto a quello che accadeva prima con altri smartphone dell'azienda. Altrimenti, se no, per essere una base di gamma ha una fluidità web sicuramente ottima. Bene, detto questo, direi allora di andare avanti. Il browser abbiamo visto che si comporta discretamente bene. Mi soffermerei allora un attimino, quindi non serve tenere il telefono in mano, un attimino sul GPS, sulle mappe e sull'autonomia. Allora, per quanto riguarda il GPS, non ho avuto problemi, funziona bene e non abbiamo avuto pro davvero problemi di nessun tipo da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece l'autonomia, beh, è buona, la batteria è da 1560 mAh. È vero, non è molto alta la capacità, ma è pur vero che c'è uno Snapdragon 200 che non ha un grande impatto, diciamo, dal punto di vista dell'energia e soprattutto lo schermo da 800x480 non va ad incidere troppo sull'autonomia e quindi grazie a questo riusciamo a coprire una giornata senza problemi. Per il resto poi il Dual SIM funziona benissimo, non ho avuto nessun tipo di problema anche da quel punto di vista. Andrei allora a soffermare un attimino su Cortana. Dato che è presente Cortana e quindi un attimino sul software, sappiate che, anzi, andiamo prima alle impostazioni. Il software è il classico Lumia Denim Windows Phone 8.1 che abbiamo già avuto modo di vedere su altri prodotti dell'azienda, quindi non ci sono novità da questo punto di vista, ma è già buono di trovare una versione software che invece era presente che invece dico è presente su magari top di gamma. Volevo andare un attimino in dettagli. Ecco qui, vedete, versione software Lumia Denim e inoltre volevo andare anche a farvi vedere altre cosettine. C'è la schermata Glance, eccola qua. Vabbè, deve fare gli aggiornamenti, ma sappiate che c'è. Poi c'è il risparmio energetico, volevo farvi vedere però altre cosine, vediamo un po' se riesco a ritrovarle. Ecco qua, vabbè, c'è il trovare il mio telefono per far squillare. Io ve lo ricordo sempre perché magari alcune persone non lo sanno, visto che magari possono essere come dire, dei nuovi utilizzatori, dei user di appunto di Windows Phone. Quindi c'è la possibilità di far squillare, bloccare, cancellare e trovare sulla mappa il proprio telefono. Una volta appunto configurato, trova il mio telefono. C'è il proietta lo schermo per visualizzare su un monitor o un proiettore o una TV con appunto il collegamento wireless. Poi abbiamo ecco il sensore memoria, andiamo un attimino a vedere anche questo. Sensore memoria sono 4,59 GB usati, sono 269 libri, quindi abbiamo all'incirca poco più di 7 giga e poi naturalmente c'è anche la possibilità di inserire la scheda micro SD. Poi volevo farvi vedere ancora, vediamo un po', le notifiche e le azioni per gestire il centro operativo. Io ho lasciato queste, ma c'è la possibilità anche di inserire queste altre. Lo start è il tema per andare a cambiare tutto quello che riguarda la schermata start, poi okay, la faccio vedere dopo. C'era la possibilità invece, ecco qui che l'ho attivata tramite le impostazioni, di sbloccare il telefono con un doppio tap senza toccare qui. Quindi io ce l'ho bloccato, ce l'ho sul tavolo, faccio doppio tap, il telefono si sblocca e si può andare ad utilizzare. Infine, anche qui vedete, c'è la possibilità di fare le varie cartelle. Io ho creato una cartella da nome Microsoft, ci ho messo dentro Outlook e Office.
Office, è davvero interessante questo tutto quanto di sistema. Non c'è più la, non c'è più la modalità di scaricare cartelle dal market e farle, quindi tutto quanto è fatto dal sistema. Cortana invece, eccola qui. Allora, per quanto riguarda Cortana, vediamo un po', chiediamogli qualcosa. Ciao Cortana, come stai? Bene, grazie. Ciao Cortana, che tempo farà domani a Pescara? Scusatemi. Ciao Cortana, che tempo farà domani a Pescara? Le previsioni per domani indicano che a Pescara sarà prevalentemente soleggiato, con una massima di 12 e una minima di 5 gradi. Bene, meglio così. Insomma, si può chiedere tanto, ma Cortana, anche se ancora in versione alfa, funziona, devo dire, abbastanza bene. Anche i cinema ho provato, vanno bene, quindi ottimo da questo punto di vista. Bene, direi a questo punto che abbiamo chiuso il discorso sul software, andiamo a parlare di camera. Entriamo quindi nella Lumia Camera. E direi che qui non ci sono tantissime impostazioni, ve lo dico subito, soprattutto non c'è il flash, sì, ci sono gli vari obiettivi, fotocamera frontale, varie qui, sì, impostazioni, ma sono pochine e soprattutto la qualità della camera non è che mi abbia, diciamo, entusiasmato, per non dire altro. Ecco qui le foto che ho realizzato con questo smartphone in notturna, sono praticamente quasi impossibile foto, quindi non mi soffermo nemmeno per la notturna. Sappiate che non è questo il telefono corretto se fate spesso foto con scarsa luce o comunque volete farne con una buona qualità. Per il resto invece le foto fatte di giorno sono discrete, darei un voto generale 6 e mezzo, appena sopra la sufficienza, nulla di più, però alla fine le macro vengono fatte in maniera comunque sufficiente, secondo me, non ripeto di grande qualità, ma comunque sufficiente. I video invece andiamo a vedere subito. Benvenuti amici di mobileOS.it, siamo qui con il Microsoft Lumia 532 Dual SIM, nuovo smartphone appena arrivato sul mercato. Vediamo un po' come si comporta, non è possibile fare zoom mentre siamo a fare il video, un po' di cambiamenti di luce. Chiudiamo poi come sempre su qualcosa di più ravvicinato. Insomma, un video di non grandissima qualità, vengono girati a 480p e sinceramente mi hanno convinto davvero molto molto poco. Vi faccio vedere ora, andando in video invece, un video in full HD, vediamo un pochino il telefono come si comporta con i full HD. Qualche problemino c'è, ve lo dico subito. Come si può ben vedere, il telefono ha seri problemi appunto a riprodurre i 1080p. Vediamo un po' invece come se la cava con i 720p. Direi molto meglio, direi che il video è fluido, non ci sono problemi anche spostandoci. Certo, rimane la grave mancanza di non riprodurre i video in full HD. Andrea, allora un attimino in foto, così ci vediamo le classiche foto di testa e facciamo un discorso su un display che non convince del tutto, ma alla fine non è così pessimo come mi immaginavo all'inizio. Questo perché? Perché quando mi si dice 480x800 pixel non penso a un display che sia di grande qualità, e in effetti questo display non ha una grandissima qualità, però tutto sommato nell'utilizzo quotidiano non mi ha dato gravi problemi. Questi sono i neri. Beh, i neri non sono molto profondi, bisogna dirlo, sono tendenti molto al grigio e sono di scarsa qualità. I bianchi molto meglio, infatti il telefono è ben luminoso, si vede bene sotto il sole, non ci sono grossi problemi di leggibilità. I colori, ma i colori non mi sembrano mali, ma diciamo malvagi, ma nemmeno eccellenti. Ci sono un po' di riflessi, il telefono riflette abbastanza. Quando vado a inclinare il telefono cambiano un po' i colori, non riusciamo ad avere la stessa resa visiva.
Insomma, un display un po' così così. Darei un 6,5, 7 massimo, ma forse 7 è già troppo per questo display. Non una grandissima qualità, la cosa buona è che si vede bene sotto il sole, ma e i colori non sono alla fine niente male, ma ripeto, quando si va a inclinare il telefono ci sono problemi, quando i colori sono alle volte un po' sbiaditi. Insomma, un display non di estrema qualità, ma dobbiamo aspettarcelo su uno smartphone da 100 euro. Bene, direi quindi che abbiamo provato praticamente tutto su questo Lumia 532. Ci manca solo di andare a farci una partita. Vediamo un po'. Ah, sì, qua ho installato Asphalt 8. Ci andiamo a giocare ad Asphalt 8. Ok, deve fare ancora degli aggiornamenti. Vediamo un attimino se invece ho scaricato anche GT Racing 2. In genere sono questi giochi che scarico, ma mi sembra che su questo dispositivo, infatti, no, non l'avevo messo. Vabbè, allora facciamo così. Il tempo di scaricare questo gioco, strano, mi sembra che era tutto ok, ci avevo già giocato e alla fine funzionava anche abbastanza bene, però forse deve fare degli aggiornamenti che adesso diciamo che sono stati fatti tra in questi 2 giorni che io non ho utilizzato Asphalt 8. Va bene, allora direi di rivederci tra giusto 2 minuti, farà subitissimo ad installare questo gioco e tra 2 minuti ci troviamo per le considerazioni finali e provare Asphalt 8. Bene, amici di Mobile OS, siamo arrivati, siamo pronti a gareggiare. I tempi di caricamento sono stati discretamente buoni. Vediamo ora un po' invece come si comporta poi proprio con il gioco. Siamo pronti quindi a partire, un attimino dei tempi di caricamento, gli diciamo di sbrigarsi, eccoci qua. Siamo partiti. Passiamo un po' il volume. Siamo partiti, il gioco diciamo che è quasi fluido, mi sembra che leggermente ci sia qualche lievissimo scatto, ma nulla, nulla di particolare. Si riesce a giocare senza particolari problemi. Ora, vabbè, lasciate perdere. Guardate però come vado ad inclinare il telefono, come cambia l'angolo di visuale e come cambiano anche i colori e la visibilità sul display. Come vi dicevo, questo è un fatto che non mi ha convinto particolarmente. Ok, ora mi sono schiantato, benissimo. Ma in sostanza il gioco è questo, funziona discretamente bene, non alla massima grafica, non al massimo, ma comunque abbastanza bene. Cosa dire di questo Lumia 532? Bah, direi che il telefono è niente male per il prezzo di vendita, all'incirca 100 euro per il telefono, poi euro in più, euro in meno in base alle offerte dei vari store online e fisici. Un dispositivo che ha una buona fluidità generale, si comporta molto bene per quanto riguarda diciamo le cose classiche che si svolgono sullo smartphone, quindi chiamate, messaggi, WhatsApp, navigazione internet con qualche piccola indecisione di troppo, ma comunque si comporta discretamente bene. Ripeto però qualche indecisione di troppo solo perché magari ero abituato ad altri browser di Lumia che sinceramente erano un po' più fluidi. Ma se no, per il prezzo di vendita è forse uno dei migliori browser che potete trovare su uno smartphone da 100 euro. E quindi, inoltre a questo, diciamo, Microsoft aggiunge anche la possibilità di avere 2 SIM all'interno e in tutto anche una buona autonomia. Le cose che forse non mi hanno convinto, o comunque mi hanno convinto un po' di meno, è la fotocamera, un flash che non c'è, e la fotocamera poco qualitativa, ma diciamo possiamo aspettarcelo con un dispositivo dal così basso costo, e il display. Il display forse si poteva fare qualcosa di più per gli angoli di visione e per i colori, alle volte leggermente un po' sbiaditi, specie quando si cambia angolo di visuale. Però, in sostanza, questo è quanto. Un'altra cosa che si poteva fare di più da Microsoft era un po' più di, diciamo, ingegnerizzazione dal punto di vista del design. Un design davvero poco, poco, come dire, intelligente. Un telefono davvero molto, molto spesso, quindi che sì, permette di far usare il telefono con una sola mano, ma questo spessore alle volte blocca un po' la possibilità di andare ad utilizzare il prodotto. E il peso 137 quasi grammi, sinceramente per un telefono
telefono così piccolo, diciamo, sono davvero tanti. Per intenderci, pesa di più di un Samsung Galaxy S5 o del nuovo Galaxy S6. Direi che lì sono compresi pannelli ben più grandi e ben altre specifiche, quindi mi sarei aspettato un design leggermente migliore da parte di Microsoft. Infine, buona la possibilità di avere già Lumia Denim con tutti gli aggiornamenti di Microsoft sul dispositivo. Direi quindi che è tutto per questa prova, ci vediamo alla prossima, cari amici, mobileOS.it. Ciao!